E lì è cominciato questo percorso favoloso, che è stato forse il regalo più bello che mi potessi fare in tanti anni di carriera. Buonasera, dottoressa Bozzi. Come ha conosciuto Tao Patch? E attraverso il web, casualmente. Addirittura vi verrà da ridere, ma facendo le partitine di burraco online mi compariva a manetta il dottor Fontana che mi parlava topetch, e ho avuto un attimo e lo blocco o ci penso. Occupandomi di postura ho detto sentiamo un po' cosa vuole e basta, e sono stata folgorata sulla strada di Damasco, e il giorno dopo li ho contattati, partiva subito un corso online per odontoiatri, su cui, perché io sono odontoiatra, mi sono iscritta e lì è cominciato questo percorso favoloso, che è stato forse il regalo più bello che mi potessi fare in tanti anni di carriera. Io sono una bella età, sto per andare in pensione, però sono sicura di... ho detto all'inizio di chiudere in bellezza, in realtà non chiudo, apro un nuovo percorso. Ed è veramente qualcosa di che dovremmo conoscere noi medici tutti, a prescindere da odontoiatri che siamo, che sia. Bisogna conoscere questa, non è una filosofia, perché è medicina, quindi non è un credo a cui tu ti devi un pochettino affidare, è medicina pura. E io sto avendo tanti bei riscontri. Io sono, come dico a tutti, una odontoiatra rubata alla medicina interna, perché in realtà era quello il mio mestiere, e ho trovato tanta internistica in questo diciamo percorso. E tant'è che io, da odontoiatra, soprattutto ortodontista quel che sono, mi ritrovo adesso a seguire pazienti con sclerosi multipla, con Parkinson, con disturbi cognitivi, e devo dire con un discreto successo che comunque non attribuisco a me. Sono molto guidata, perché tutto lo staff, tutti i collaboratori del dottor Fontana mi seguono, sono sempre presenti, sempre, in qualunque momento tu li chiami, sono sempre lì disponibili, ti danno subito la dritta, e io mi sento protetta, coccolata, seguita, e penso che andrò avanti ancora per molto così. E sono carica, veramente carica, perché poi, inutile dire, ho provato i topetch, ho messo convinta i topetch su di me ed è stata un'altra vita da allora. Che benefici ha provato? Allora, innanzitutto un'energia che mi mancava. Sono sempre stata, non sono una sportiva, però sono sempre stata abbastanza, diciamo, energetica, ma con un po' di stanchezza da età. Io racconto sempre, come racconta Fabio, la storia della gelsomina con la lavatrice, io racconto la storia del trolley che non riuscivo ormai da tempo a sollevare e a mettere lì in aereo, no? Io adesso me lo prendo, me lo metto con una mano, quindi proprio una forza fisica, ma soprattutto una grande energia in senso lato, cioè voglia di fare, voglia di programmare. Ho riacquisito molta memoria, capacità di seguire i corsi, cioè io non mi sono ultimamente, i corsi un po' mi abbioccavo, eccetera. Sarà l'interesse incredibile che il dottor Fontana suscita inevitabilmente ad ogni corso, però stai lì dopo 7 ore, 8 ore che ti dispiace che è finito. Quindi questo sicuramente. E poi tante piccole cose, ho preso una botta importante al ginocchio, un ginocchio già, devo dire, provato da un'altra caduta che mi ha dato problemi per mesi, e ci ho messo 2 taupacce sopra, 2 giorni dopo non avevo più niente. Veramente, infatti sono con dei bei tacchi, è una cosa molto recente, non avevo più niente. Ho fatto un impianto ultimamente, me l'ha fatto il marito, che sia, che dice perché son bravo. Io l'ho messo prima, durante e dopo, e non ho avuto un problema. Adesso non ho preso nessun farmaco, sono stata benissimo, e questo anche sui miei pazienti. Io ho pazienti grandi, piccoli, eccetera, ho bimbetti che a 12 anni, a cui a 12 anni facciamo, 10-12 anni facciamo chirurgia sugli ottavi, no? Sui denti del giudizio, come profilassi per non avere recidive ortodontiche, e
mettendo i topetch nei ponti giusti qui, mettendogli gli emotion che servono a tenerli tranquilli, andiamo benissimo, non abbiamo problemi. Cioè si è aperto un mondo che sarà sempre più aperto, ecco, non si chiuderà sicuramente. Straordinario, grazie mille dottoressa. Prego. Buona serata. Grazie a voi.